patatini e patatine, benvenuti nella mia camera, cambiato location. Voi questa parte ancora non l'avevate vista. Qui Andrea mi ha messo le mensole, io ho messo tutte le scarpe. Niente, ho messo lo sfondo un po' faigo per fare un po' questo ambiente soft. Sono di nuovo Gloria, va tutto bene, me lo chiedete in tantissimo ogni giorno, mi fa tanto tanto piacere. È sempre stabile, nel senso non migliora, non peggiora, quindi però d'altra parte è a casa e ce l'ho qua. Bando alle ciance, oggi vi parlo di vestiti e scarpe, perché mi sono arrivate anche delle scarpe. So che ultimamente vi sto riempiendo di cose che mi stanno inviando, però purtroppo non facendo più video abituali dove cicero, faccio tutorial, dove magari spezzo i video collaborazione, quindi per chi magari odia queste tipologie di video, cioè non sa più cosa guardare sul mio canale, mi spiace, ma ultimamente davvero non ho avuto tempo, voglia sì, tempo zero proprio per farli. Quindi mi spiace, però urge fare questi video e d'altra parte mi piace tantissimo farvi vedere che cosa mi hanno inviato le aziende, quindi non è solo un video devo fare, ma è un video che voglio fare perché mi piace farvele vedere. Sono comunque vestiti, sono comunque cose che ho scelto io perché mi piacevano. Allora, inizio col sito Rosewee, che sono due capi. Avevo scelto una giacca nera e mi è arrivata una giacca bianca. La qualità della giacca sul sito, la foto sembrava wow, straordinaria, invece semplicissimo cotone, cucito alla buona, e adesso ve la faccio vedere. Questa è la giacca ed è questa, una semplicissima giacca bianca, maniche a tre quarti, un risvoltino molto molto pesante, cotone molto pesante, foderata, però una volta indosso non mi piace, non sfina per niente l'immagine, non sfina per niente il corpo, non ha una linea, è anche un pochino più larga. Stranamente io non sbaglio mai le misure, le ho prese, ho le mie misure sul post-it e poi ordino in base alle misure del capo, e questa volta mi è arrivata veramente più grande del dovuto, vedremo come la utilizzerò poi. E poi mi è arrivato questo vestitino carinissimo, questo mi piace tanto, però è molto estivo, è vero, adesso oramai ciao, non si può più indossare, ed è con questa cinturina marrone da legare qua se si vuole per spezzare un po'. È fatto tutto in tulle morbido con questa cucitura elasticizzata appena sotto il seno, e poi cade tutto frufru sulle gambe fino appena sopra il ginocchio, nella parte inferiore è cucito con dei fiorellini, molto molto bello. Questo magari si può utilizzare anche d'inverno, perché no, con un maglioncino sopra. Sono ritornata a collaborare con Chic Nova, era già da un po', da quasi un anno che non ci collaboravo più. Chic Nova, mi piace un sacco i capi che ha all'interno del sito, perché sono simili a quelli di Shinside e quelli di Romwe. A me piacciono di più perché rispetto agli altri siti hanno roba un pelo più di qualità, anche se comunque si trovano anche lì delle cinesate. Questa volta ho scelto questi jeans, sono molto 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 belli, praticamente sono a vita alta, come sapete vi avevo avvisato che mi arrivavano molti jeans a vita alta, con degli strappi sulle cosce blu scuro elasticizzati, molto molto skinny. L'unica pecca è che tutti i jeans cinesi sono veramente corti, quindi mi arrivano appena sopra la caviglia, e è una cosa che odio perché a me piacciono anche un pelo più lunghi, che poi magari ci faccio il risvoltino fino sopra la caviglia, non che arriva proprio la cucitura sopra la caviglia, stile ti vanno piccoli quei jeans. E dietro però non sono fatti come davanti, ma hanno questo elastico che è molto molto comodo. Se ingrassate di un pochino non fa male, perché comunque c'è questo elastico e poi sono tutti elasticizzati. Sul retro mi aspettavo delle taschine, nel senso sul sito lo sapevo che non aveva le tasche, però sarebbero stati più carini con delle taschine anche finte. Il jeans liscio dietro così mi sa un po' di leggings, e non mi ispira tantissimo, però davanti mi piace un sacco, li ho già indossati. Passiamo poi a Lovely Wholesale. Lovely Wholesale, come sempre, ho ordinato le scarpe, perché Lovely Wholesale mi piace un sacco per le scarpe, ve lo consiglio per le scarpe. Questa volta ho voluto dare una chance al vestiario di Lovely Wholesale, che non mi ha deluso tantissimo, devo dire, perché comunque il jeans è il jeans, cioè non ti può arrivare un jeans di ecopelle, cioè ti arriva un jeans, quindi di cotone. Non sono rimasta delusa, ovvio che se magari ordinavo una maglietta magari mi arrivava con un cotone scrauso, sottilissimo, eccetera eccetera. Il jeans era strettissimo, l'ho utilizzato per due giorni di fila, poi ho fatto una pausa, poi li ho riutilizzati anche in casa per cercare di allargare un po' il tessuto, e mi vanno ancora stretti bene, nonostante io abbia scelto comunque la mia taglia, e anche questi purtroppo mi arrivano corti alle caviglie. Che palle. Questi qua sono semplicissimi, sempre a vita alta. Questi hanno degli strappetti un po' qua e là. Tre, uno, due, tre. E carini anche questi qua. Passiamo alle scarpe, ve le faccio vedere velocissimamente. Il primo paio che ho scelto sono queste qua, simili a quelle vecchie che vi avevo fatto vedere, solo che questa volta le ho scelte nere con questa parte trasparente. Puzzano in una maniera assurda. Infatti mi sta arrivando tutto l'odore. Queste qua ancora non le ho usate. Le scarpe ancora, sono sincera, non le ho usate, le ho lasciate chiuse. In molte mi chiedono come mi regolo con i numeri delle scarpe. Ho un 38-39 che balla tra il 38 e il 39. Vado sempre sul sicuro prendendo il 39. Se voi avete un 38 perfetto, prendete
il 38, perfetto. Cioè, nel senso, le misure delle scarpe sono quelle, non cambiano come magari i vestiti. Poi ho scelto queste Lita, ovviamente tarocche della Lovely Wholesale, e sono tutte nere con il tacco marrone, che sul sito sembrava legno vero, invece è proprio un tacco di plastica color marrone, neanche marrone. Sì, vabbè, un marrone. Sì, un marrone. E queste sono in ecopelle con l'interno normalissimo, sempre in ecopelle, non sono foderate né niente. E queste ancora non le ho provate, però mi piacciono un sacco queste. Qui invece ho scelto questi tronchetti, che sono anche questi in ecopelle, però con la fodera in pile. Questi sono particolari perché sono cucite praticamente, l'accio entra direttamente nelle copelle senza gli anellini o altro, insomma. Mi piacciono, sono particolari questi qua. Poi ho preso ultime, queste qui, sul sito le chiamano Doc, simil Dr. Martens, ma so che le ha fatte oltre la Dr. Martens, se non sbaglio, anche la Jeffrey. Le ho già viste in giro, insomma. L'unica cosa che non mi ispirano sono i lacci, il giallo è un colore che proprio non riesco a indossare, cioè proprio mi urta. Leggerissime, quindi gomma proprio vuota. Da Choice invece mi hanno inviato due cose che hanno aggiunto loro per Halloween, insomma una specie di regalo per Halloween, e poi l'altro solito budget che danno. E per questo giro ho scelto questa maglietta, che è una semplicissima t-shirt con le maniche tagliate che arrivano fino sotto l'ascella, arrivano proprio fino a qua, cioè ti lasciano tutta la parte nuda, e sarebbero bene queste qua. Se era ancora un po' più aperta era proprio figa, e magari l'apro io dopo. E con tipo le fascettine reggiseni a fascia, che sono molto carine, che si intravede un po' la pelle. La maglietta è molto molto lunga, infatti l'ho scelta da abbinare magari sopra i leggings direttamente. Non ero contenta se non sceglievo un crop top, almeno in questo giro, e ho scelto questo crop top con totalmente Gloria, con lo stregato tarocco. Come potete vedere non è il vero stregato, ma è tarocchissimo questo stregato qua. E non c'è neanche scritto Alice in Wonderland, ma c'è scritto Alice Adventures in Wonderland. Questo qua mi piace moltissimo perché è un cotone stramorbido, di questo grigino sporco, un po' bianco, con queste maniche risvoltate e cucite in questo modo, proprio risvoltate già di su, senza che le devo stare a rigirare io e poi stirare per farle rimanere. È molto molto bellina anche questa. Poi ho scelto questo maglioncino leggerissimo, simile a quello bianco che avevo fatto vedere in qualche haul fa. Chi mi segue da tanto, chi segue i miei haul magari si ricorda, quello con la taschina in questo punto qua. E questo è molto simile, però anche se sono fatti in questo modo, come potete vedere, molto molto leggeri, questi riscaldano un sacco. E poi ha questa parte sul fondo di finto pizzo con il tulle leggero leggero, color avorio, non lo so, non riesco a definirlo, a volte sembra rosa, a volte avorio. Poi ho scelto questi jeans, che adesso vi metterete a ridere, non sono jeans perché sono tipo i jeggings praticamente, cioè anche qui io ho scelto le misure giuste. Come cacchio ci entro? Cioè io ho i fianchi che anche se dimagrisco ho proprio l'ossatura larga. Vabbè, sono straelasticizzati, però vorrei che anche se sono elasticizzati non mi fanno un effetto, cioè l'effetto insaccato. Però mi piace che sono straelasticizzati, speriamo non sia una cacata. E il famoso regalo che Choice mi ha fatto è stata questa maschera, che sembra più una maschera veneziana che una maschera di Halloween, non so cosa c'entra con Halloween, però è carina, mi piace un sacco, e ha questi laccettini fatti così, morbido, quindi non dà neanche fastidio. E poi mi hanno fatto scegliere da una pagina apposta di Halloween, cioè scelta di capi scelti per Halloween da loro. Ho scelto questa, che io me ne sono innamorata, anche questa l'ho già indossata, è in cotone morbidissimo, veramente stra morbida, però questa stampa cucita, quindi non è un'applicazione, è proprio cucita, di bianco che simula lo scheletro, e mi piace un sacco anche questa, l'ho già indossata come vi dicevo, e ha fatto furore, tutti che mi hanno detto che figa la maglietta. Mi piace un sacco, anche perché anche questa è molto lunga, però essendo morbida la potete infilare dalla parte davanti magari dentro al jeans a vita alta, e sta molto molto bene. Cioè l'ho indossata che avevo freddo, l'ho messa, 5 minuti dopo stavo sudando tra un po' perché riscalda un sacco, nonostante sia comunque cotone, ed è morbidissima, non dà fastidio né niente. Questa se è, ve la consiglio, è davvero morbida e bella, mi piace un sacco. E spero vi sia piaciuto qualcosa. Mi dovrà arrivare da Person Mall e altre cose, perché non lo so, in Cina c'è tipo una festa in questo periodo ogni volta, quindi ritardano i pacchi e le spedizioni. Anche voi se state aspettando qualcosa non temete, ci sono le feste da loro. Una cosa che in questo periodo vi sconsiglio di ordinare, in questo periodo verso Natale nostro, quindi onde evitare che magari vi perdono i pacchi o non vi arrivano e state lì tipo ma cacchio, gli ho ordinati per averli adesso e poi non vi arrivano, aspettate a fare ordinazione. Ho finito tutto quanto,
Io come sempre vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti, vi chiedo scusa se non riesco a rispondervi a tutti, però risponderò presto. Comunque sappiate che io vi leggo tutte, anche se non vi rispondo io vi leggo tutte, quindi non mi perdo neanche un vostro commento, né su Instagram né su Facebook. Credo di aver detto tutto, non mi voglio dilungare troppo, so che tanto anche se parlo per 20 minuti voi mi guardate, quindi siete troppo dolci. Io mi sarei già sparata nelle tempie, cioè proprio. Vi saluto davvero, vi mando un bacione, vi mando un abbraccione e niente, al prossimo video. Ciao patatine e patatini!